lasci la palla che viene cascata, posizioni le braccia davanti a te, le usi per slanciarle indietro. Sinistro, sinistro, braccio sinistro, braccio sinistro, grazie. Carica il gesto, poi lo fai piano. Passa anche il sinistro, eh? Ancora, salto completamente diagonale. Sulla verticale verso l'alto. Occhio alla schiena. Ok, mille volte l'aio. Porta su entrambe le braccia quando finisci. E lasciale su. Fare un salto per arrivare all'ultimo salto, ma sono tre passi e poi salti. Molto meglio. Di essere stabile sugli ultimi due passi, per questo che non devi saltare. Porta, caricalo e chiudi bene il polso. Poi parti. Cioè le braccia però in ritardo rispetto al resto del corpo. Slanciali esagerando completamente il gesto, ma non bene indietro per slanciare. Il fatto è questo, le tue braccia facendo un movimento tutto all'ultimo non ti stanno aiutando per saltare, anzi ti scorgono durante l'ultimo passo. Cioè tu devi fare il sinistro portando indietro, quindi parare il destro, sinistro, all'indietro e poi salti. Tu invece fai dietro, davanti, tutto sull'ultimo passo. E quindi se un braccio spinge più dell'altro, normalmente è sempre il destro, vai sempre in obliquo, ti tira dall'altra parte.